Baseball messinese ha origini lontane, dai campi sterrati al cemento, dall'arsenale a un vero e proprio campo sportivo. Ci ritroviamo qui al primo Nebbiolo di Messina e abbiamo il piacere di ospitare Francesco Barone, che ci parlerà di un torneo di prossima realizzazione, il torneo della Madonnina per il 2 e il 3 novembre. Sì, e allora sì, sicuramente dobbiamo dire grazie alla SSD Unime, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, fondata nel 2020 e che è in house all'Università di Messina e che gestisce tutti i vari impianti sportivi proprio dell'università, della cittadella universitaria e tra questi proprio lo stadio Primo Nebbiolo, dove siamo adesso, edificato nel 97. Proprio in occasione delle Universiadi, ha ospitato anche due mondiali e svariate partite della nazionale italiana di baseball. Stavo appunto dicendo che dobbiamo dire grazie alla Unime, che conta tra parentesi oltre 6.000 iscritti ed è anche affiliata a qualcosa come 13 federazioni riconosciute anche dal CONI. Ha deciso di organizzare questo secondo torneo della Madonnina. Il primo è stato disputato circa 2 anni fa, sempre qui chiaramente, sempre a novembre nel 2022, e si è disputato su una giornata. Questa volta invece hanno deciso di dare anche spazio a qualche squadra che viene da fuori. Infatti, quante sono le squadre che parteciperanno? Le squadre che parteciperanno sono proprio 8, che si sia sviluppato su 2 giorni, ha permesso anche a qualcuno di azzardare, chiamiamo così, il viaggio. E avere la possibilità di giocare in questo bellissimo campo e visitare anche Messina, perché a questo punto, insomma, è chiaro che su 2 giorni, diciamo così, il gioco vale la candela. Quindi le 8 squadre quali sono? Ci sono 2 squadre di Messina, appunto, c'è la SSD Unime, i Pirates, che altro non sono che una compagine di amici, tutti iscritti nell'SSD Unime, che per differenziare le 2 squadre, una si chiamerà Pirates. Del resto, come tu ben sai, nel baseball si usa un po', era un'usanza, diciamo, americana, anche poi chiaramente abbiamo ereditato, si usa affibbiare dei nomignoli alle squadre. Poi, oltre a queste 2 squadre, abbiamo gli amici del San Giorgio di Reggio Calabria, con i quali spesso ci incontriamo a volte la domenica per organizzare delle partite amichevoli, gli amici universitari di Catania, il CUS Catania Raptors, una squadra di Palermo, il Fenicia, e anche gli amici usticensi di Ustica, i Blue Tide, che ci hanno ospitato proprio 2 settimane fa, Recentemente. esattamente, 2 settimane fa ci hanno ospitato a casa loro per un bellissimo torneo di 3 giorni. E oltre queste 6 squadre ci sono il Chieti Baseball e una squadra di Roma, Los Compadres, che hanno deciso di affrontare questo viaggio proprio perché pensano che ne valga la pena, io li posso soltanto ringraziare di ciò. E quindi un torneo alla riscoperta per favorire sempre di più la riscoperta di questo sport. Assolutamente sì, parliamo in questo caso di fast pitch, softball, il torneo avrà appunto 2 gironi di 4 squadre, tutti contro tutti, con solo girone di andata, e poi se il tempo ci assiste, noi siamo decisamente fiduciosi e siamo anche, diciamo, puntuali con le partite, faremo tutte le finali dal primo all'ottavo posto, quindi insomma un torneo che ci vedrà, ogni squadra verrà essere protagonista di ben 4 partite. Speriamo in un discreto pubblico, speriamo che le squadre si divertano e che siano anche questi momenti di aggregazione, oltre che di promozione di sport, chiamiamoli minori. Ma sicuramente sono occasioni di All'insegna aggregazione. dell'entusiasmo verso lo sport. Quindi ripetiamo il 2 e il 3 novembre. 2 e 3 novembre dalle 9 alle 17 allo stadio Primo Nebbiolo qua a Messina. Come si dice in questi casi? Buon gioco o buon gioco? Ma sì, diciamo buon gioco anche perché giù a questa domanda non saprei risponderti. Grazie ancora dell'intervista e ci vediamo il 2-3 novembre qui a Messina. Arrivederci.